Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è richiestissimo in tutta Europa. Dopo l'annuncio da parte del patron Viola Rocco commisso del mancato rinnovo da parte della punta serba, molte squadre si sarebbero fatte avanti per acquistarlo già dal prossimo mercato di gennaio. In particolare, ci sarebbe un nuovo club su Vlahovic, il Newcastle, che con la nuova ricchissima proprietà saudita sarebbe pronto a soddisfare le richieste del presidente della Fiorentina. In Italia, per ora, sembra esserci solo la Juventus su di lui e sarebbe anche una delle destinazioni più gradite dal giocatore. La volontà di Vlahovic, dunque, farà sicuramente la differenza per la buona riuscita della trattativa. I bianconeri, dal canto loro, vorrebbero impostare una trattativa stile Chiesa dilazionando il pagamento alla Fiorentina in diversi anni. La richiesta del club viola per il serbo sarebbe di circa 80-85 milioni di euro. Intanto, il tecnico della Viola italiano, ha messo a tacere le critiche dei tifosi verso la punta, ha ancora 2 anni di contratto. È un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui, parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra 3 mesi, ha poco senso. Abbiamo Kakorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni. Tutte non fanno altro che confermare le proprie qualità. Inter, Roma, tutte quelle sopra di noi avevano un potenziale notevole già lo scorso anno. Il Milan in particolare esprime un gran calcio. Alla fine lo scudetto non uscirà da quel circolo. Però il campionato ci costringerà a guardarlo fino alla fine. La questione non sta più solo nell'avere uomini di qualità, sta soprattutto nel proporre gioco. L'Inter fa impressione, effettivamente, fisicità, talento, giocatori ricchi di malizia, concretezza. E l'autostima che deriva dall'aver vinto l'ultimo scudetto. Anche il Napoli però non scherza. Ha un gioco efficace e Osimhen è un fattore, con la sua velocità mette in crisi chiunque. La Juventus spera di poter tornare a far sognare i suoi tifosi il più presto possibile. Non solo con le prestazioni in campo, ma anche con dei colpi ad effetto sul mercato. Tra i sogni del pubblico e della dirigenza c'è, ormai da anni, il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Il ritorno del francese campione del mondo è un'idea mai abbandonata dalla Juve, che ora sta tornando più attuale che mai. Le ultime dichiarazioni di Pogba, sceso in campo all'Allianz Stadium con la sua nazionale, hanno riacceso l'entusiasmo della piazza. Il contratto del centrocampista scade al termine di questa stagione e il classe 93 non ha affatto chiuso all'ipotesi Juve. Anzi, ha ribadito di trovarsi molto bene a Torino, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe già organizzando un piano di rientro per il gioiello che ha lanciato quando era poco più che maggiorenne. Bisogna però confrontarsi con l'ingaggio del Polpo, che ammonta a circa 15 milioni di euro a stagione. Parecchi per le casse bianconere, che andrebbero rimpinguate con qualche cessione. Sempre secondo la Rosea, Cherubini starebbe pensando di sfoltire non poco il centrocampo, per fare spazio a Pogba sia a bilancio che in rosa. Finirebbero quindi sul mercato Ramsey, Rabiot e McKennie. I primi due, arrivati a costo zero, genererebbero plusvalenza e libererebbero tanto spazio nel monte ingaggi. Il texano potrebbe invece essere tagliato per le diverse vicende di cui si è reso protagonista fuori dal campo, con la sua cessione che garantirebbe comunque ottimi introiti.
La Juve spera di poter incastrare tutte queste trattative e trovare un accordo con Pogba e Raiola già a gennaio, magari approfittando degli ottimi rapporti che ha con il super procuratore.